Allora, come avete passato la Pasquetta? Bene, c'è chi si è dato anche all'agricoltura, per carità, tutto ci sta, anzi, mi ci fa piacere tutte queste conversioni che si assistono. Abbiamo visto qua anche Franco De Domenico con una cassetta di patate. In mano, certo, non sappiamo se era in giacca e cravatta, se è tutta la cravatta. La domanda è: chi è l'intruso in questa foto? La risposta sarebbe De Domenico. Mi criticano perché per come comunicano, per come comunico, e poi fanno la gara ad imitarmi, ragazzi. Ma che ne pensate? Oggi De Domenico, ma avete mai visto De Domenico nei suoi posti in passato con patate, cirriole e cucuzze? Secondo me no, secondo me no. Se andate a guardare me, ci sono state sempre, capite? Certo, capisco che la campagna elettorale deve dare un pacco, una spaccato di noi che non esiste, però guardate che bel ditto, eh. Poi di patate parlano pulite, cioè neanche sporche di terra. Comunque, se ormai sono ridotti a questo i pidioti e i 5 Stelle, e quindi anche l'uomo di Navarra a fare l'imitazione di Cateno De Luca, va sicuro, onestamente. Poi dà pure la spiegazione tecnica: quando si ghiantano i patate e quando si scippano, a dimostrazione che non so quanto ne capisca. Ma comunque, lasciamo stare, noi siamo felici. Allora, che gli altri vengano verso di noi. Siamo felici anche nella strategia di campagna elettorale. Scipurde, patate, oggi giro del tour, il tour dei villaggi di De Domenico. Tutto, come direbbe un amico mio, fantastico. Le imitazioni si sprecano. Ovviamente noi siamo l'originale. Noi siamo l'originale. E che ci sono discussioni su questo? Non ci sono discussioni. Ma che bel ditto, da uno a noi questa fotografia qua, dice: cerca l'intruso. Tu è l'intruso? De Domenico.